Un'intera giornata per conoscere ed avvicinarsi al mondo dell'agricoltura sociale e ai risvolti occupazionali, inclusivi e di sviluppo che questo settore può offrire al territorio. Queste le principali finalità del convegno conclusivo del progetto Stare Insieme Rende Forti, finanziato dal GAL Downer Rurale 2020, svoltosi nelle scorse ore a Sanseverio, in occasione del quale è stato presentato anche per principio il marchio etico a cui aziende ed enti del territorio possono aderire per contrassegnare la gestione dei servizi e la realizzazione dei prodotti che generano benessere per le persone e per le comunità, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, dell'inclusione e della responsabilità etica e sociale. L'obiettivo è quello di rendere riconoscibili prodotti e servizi che vengono realizzati nel rispetto di quelli che sono i diritti dei lavoratori, dell'ambiente e di tutti quelli che sono gli elementi costitutivi di una comunità. Potranno accedere sia imprese private, profit, no profit, enti, chiunque vorrà far comprendere agli altri che quello che svolge lo fa secondo determinati principi che sono quelli poi fondamentali per lo sviluppo equilibrato di un territorio. Dobbiamo dare la precedenza alla salute e soprattutto all'etica del nostro fare profitto. E questo dei tre progetti è quello che ha dato la possibilità di inserimento delle persone diversamente abili. C'è stato e ci sarà sicuramente sempre più un coinvolgimento delle associazioni, delle famiglie, perché in agricoltura la natura dà benessere, ma soprattutto dà una cosa importantissima, quella della condivisione, delle meraviglie che la natura ci restituisce.